centrista vince a conferma del buon governo in Abruzzo e a livello nazionale. La sinistra aveva fatto di questa una sfida al governo e i cittadini hanno premiato il buon governo. Possiamo andare avanti, e altrettanto significative secondo me saranno le prossime competizioni regionali e tanto più quelle che si svolgeranno in giugno in Europa. Laddove i paesi europei votano, come è accaduto poche ore fa in Portogallo, vince in maniera significativa, vincono le forze di centrodestra. È cambiata il vento in Europa, non soltanto in Italia. È cambiato il vento in Europa, non soltanto in Italia, perché le elezioni regionali in Abruzzo vanno anche, come dire, lette alla luce dei sondaggi e delle elezioni che si stanno svolgendo in altri paesi europei.